passato veramente tanto tempo su questo binario, è il posto che più mi fa riflettere sul nostro lavoro in India e nello special modo qua a Calcutta. E troppo spesso mi sono domandato perché queste persone scendono dal treno e rimangono qua, perché queste migliaia di facce, di vite, di gesti, di attimi fatti di niente non si spostano da questo binario. Ed è sempre lì, è la chiave economica, perché i poveri in questo paese sono 800 milioni e sono segregati sempre di più in nicchie di povertà dalle quali sembra non possono uscire. Perché le banche, come in tutto il mondo, non danno loro accesso al credito, perché la rassegnazione di una religione fatta di un karma, che è l'unico modo per tenere queste persone soggiogate al gioco della ricchezza e la povertà. Mangiare qui con dei progetti di microcredito, per cui per dare anche una speranza economica a queste persone, ma che prima devono comprendere che hanno dei diritti. Ho fatto una gran fatica a salire su questo autobus perché i gradini sono molto alti e, stante la velocità, ho dovuto veramente aggrapparmi forte. Il primo pensiero che mi viene per la testa, prendendo proprio un mezzo pubblico, è la difficoltà che ogni giorno le nostre donne, che lo ricordo, sono disabili, devono affrontare per venire al centro, che è Casa Pangea a Calcutta. Sono donne forti, sono donne che non hanno paura del giudizio, sono donne che non hanno paura di mostrarsi e di camminare a testa alta per queste strade, perché tanto hanno subito da piccole e tanto subiscono ancora oggi, ma la voglia di vivere rimane la cosa più forte. Allora ecco che per uscire da questo girone infernale, fatto di riscatto e fatto di ricatto, occorre dar loro credito. È sempre improbabile riuscire a farlo qua. Eppure, dopo averne parlato con Simona Lanzoni, la nostra responsabile dei progetti, dopo averne parlato con Q, che è la direttrice dell'associazione con la quale qua lavoriamo, ecco che si è trovato il modo per essere presenti anche qui, a Park Circus, dove è stato ambientato il libro La città della gioia. Arrivare, scavalcano un muro e mi accorgo che non è un muro fisico, ma è il muro del disconoscimento che le accompagnate da che sono nate, unicamente perché donne e disabili. Ed è proprio qui che, con un progetto che ridona speranza, un progetto di microcredito per le donne disabili, con un aiuto concreto, con l'accoglienza, l'ascolto e l'accompagnamento verso una vita migliore, vi chiederei, se avete voglia, di accompagnarci ancora per ottenere un grande risultato.